Siamo nel lontano IV secolo a.C. e in Grecia, culla della civiltà occidentale, un grande pensatore diceva queste parole: L'uomo è per natura un animale sociale. Stiamo parlando di Aristotele, e pensando alle strade brulicanti di gente di Tokyo e New York, tutto ci sembra quadrare. Eppure, nel 1954, Eros Rusiani, scrittore e cabarettista italiano, riprende queste stesse parole in modo però quasi dissacrante. Basta salire su un autobus di mattina per capire che l'uomo è un animale sociale, ma sicuramente poco socievole. Tutt'oggi, le previsioni per il prossimo decennio di WGSN, Società di Previsioni di Tendenza, sembrano confermare quanto detto da Rusiani. Nel Future Consumer Report 2022, infatti, tra i consumer sentiment rilevanti nella società, WGSN parla di desincronizzazione della società e del conseguente disgregamento e venir meno di un senso di comunità nella popolazione. Sarà vero? Condurremo la nostra vita in uno stato mentale di solitudine e alienazione, scambiando solo veloci e distratti momenti con gli altri? Noi sentiamo molto attuale questa disgregazione e come team di progetto ci siamo voluti adoperare per cambiare le cose. Siamo Playbooks, una catena di librerie che si inserisce in punta di piedi nei mercati di editoria. A questo punto vi starete certamente chiedendo come può una libreria, luogo dove legna sovrano in silenzio e una dimensione individuale quasi meditativa, trasformarsi in luogo di creazione di una comunità? Inizialmente ce lo siamo chiesti anche noi. Anzitutto abbiamo condotto delle interviste in profondità al nostro target. Va detto che abbiamo scelto di parlare a che orecchie per intendere. Se nel nostro caso millennials di generazione X, lavoratori o studenti, avessero un senso di comunità e che fossero frequentatori assidui o occasionali del luogo libreria. Tutte queste persone hanno dimostrato un forte bisogno di sentirsi ancora parte di un gruppo e hanno definito comunità la condivisione di spazi, tempo e attività. È stata in particolare un'intervista che è stata per noi illuminante. Eccone un estratto. Un'altra cosa interessante sono i giochi di ruolo che fanno queste sessioni avventurose, ambientate in genere in ambienti fantasy di vario tipo. Poi a volte le storie che vengono fuori dall'interazione delle persone sono così interessanti che in alcuni casi sono state raccolte e sono diventate dei libri. La raccolta di storie, no? Cioè, capì che la vita in fondo è una narrazione, quindi tutte le cose possono essere narrate in modo stimolante, coinvolgente, oppure raccontate in maniera anonima e perse. Le storie appassionanti sono rimaste sulla bocca di tutti per millenni. Oggi ci vuole una propedeutica del libro, no? Cioè ci vuole un'introduzione al libro, un avviamento al libro per molte persone. La nostra idea trae ispirazione da queste considerazioni. Ci siamo chiesti perché non progettare una realtà in cui il gioco favorisca la socializzazione tra le persone e allo stesso tempo aiuti queste ad avvicinarsi al mondo del libro. Nasce così Playbooks, una catena di librerie unica nel suo genere, in quanto alla comune vendita di libri, associa giochi di ruolo incentrati sui libri stessi. Playbooks intende proporre una nuova e diversa concezione del luogo libreria, intendendolo più come uno spazio di comunitario di aggregazione, in grado di offrire una esperienza che non è più individuale ma collettiva. Dunque, immaginate di entrare in una grande stanza dalle alte pareti piene zeppe di libri. Al centro della quale si posiziona una vera e propria arena, costituita da diverse postazioni, in cui i giocatori si possono sfidare in avventurose sessioni di gioco, come una grande comunità che si riunisce per immergersi e immedesimarsi in mille racconti. Abbiamo pensato a una divisione degli spazi simile a quella che vedete nella slide, quindi con un'area dedicata ai tornei di giochi di ruolo e un'altra zona più tranquilla dove poter sfogliare i libri, specialmente nel caso in cui sia conosciuto un libro giocando a una sessione di gioco e si voglia quindi consultarlo oppure comprarlo.
e sono state sviluppate quattro versioni a seconda della possibile conformazione dello stabile, essendo una catena di librerie. E quindi lo stabile può assumere forme differenti e avere uno o più piani. E inoltre sarà presente anche una zona bar in cui è previsto il servizio al tavolo per i giocatori cioè nelle loro postazioni di gioco. Ogni partecipante può prenotarsi per una sessione di gioco, scegliendo il libro che più gli interessa e la versione di gioco che può essere classica o estrema. In base alle prenotazioni, poi vengono formati dei gruppi. I giochi partono sempre dai libri, dalla lettura di un'introduzione e dall'assegnazione dei personaggi, a cui segue poi la creazione di una trama da parte dei partecipanti. Poi ci sono dei coordinatori che regolano il gioco e inseriscono imprevisti che cambiano il corso della storia. Il gioco ha, come dicevamo, due versioni, una classica e una estrema. Nella versione classica, l'incipit e i personaggi vengono presi dallo stesso libro. Nella versione estrema, invece, i personaggi vengono scelti da libri differenti. La libreria, inoltre, indice periodicamente dei tornei in cui sono i giocatori stessi a votare la storia migliore, che poi potrebbe essere eventualmente pubblicata. Chiudiamo la nostra presentazione con questa citazione, che ci sembra rappresentativa della nostra proposta. Si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Grazie.